Al progetto Ciclovia 77 da Val di Chienti aderisce anche l'Unione Ciclistica Foligno e si fa interprete insieme al gruppo sportivo Metelli di una giornata dedicata a questo appuntamento, a questo progetto. C'è anche l'assessore comunale Decio Barili che è un appassionato delle bici, così come è un appassionato delle bici anche il sindaco della città della Quintana, Stefano Zuccarini. La partenza di ciclo amatori che intendono dare un impulso, un riconoscimento alla ciclovia della Val di Chienti è in Piazza della Repubblica. Una settantina i cicloturisti e i cicloamatori. Con il gruppo dell'Unione Ciclistica Foligno, con esordienti, allievi e giovanissimi che li raggiungeranno da Serravalle. Una giornata importante per valorizzare questo progetto. Un progetto che non è recente, è un progetto che è nato proprio quando si iniziava a costruire la nuova strada, la superstrada quattro corsie della Val di Chienti che porta da Foligno a Civitanova. Che cosa resterà del vecchio tracciato? Perché non sfruttare quel vecchio tracciato per essere una risorsa turistica, una risorsa economica, per dare la possibilità a ciclisti e a pedoni, a coloro che vogliono fare trekking, di percorrere quella antica strada della Val di Chienti? Una strada trafficata in maniera incredibile negli anni passati e poi diventata praticamente deserta con la nascita di quella che è la superstrada. Resta solamente il traffico locale che non è un problema, però quella strada potrebbe essere una risorsa per essere ciclovia, per collegare 16 comuni che vanno dalle Marche all'Umbria e rendere loro la possibilità di essere attrazione turistica. C'è anche Domenico Metelli, anche lui grande appassionato di ciclismo come Dioniso Marsili, il gruppo sportivo Metelli che ha voluto fortemente questa iniziativa. Presidente dell'ente giosta della Quintana, tra poco ci sarà la Quintana e questa è l'occasione per fare una pedalata tutti insieme, insieme con gli amici della Ciclorapida di Foligno, insieme con gli amici della Cicli Clementi, insieme con i tanti pedalatori che hanno deciso di rendere omaggio a questa antica via. E allora, tutti insieme si sale verso Colfiorito. L'appuntamento è alle Casermette, dove arriverà anche il sindaco Zuccarini con la sua handbike per arrivare a Muccia. A Muccia ci si ritrova davanti alla scuola elementare, la scuola elementare donata dalla Fondazione Andrea Bocelli, che resta l'unica opera pubblica realizzata dopo il terremoto del 2016. Già, perché a Muccia il terremoto ha sgrullato più di una volta, ha sgrullato nel 97 e poi ha sgrullato nel 2016 e ancora ci sono i segni evidenti del terremoto. Un'occasione questa per poter dare una boccata di ossigeno all'economia, di riportare migliaia di ciclisti che in sicurezza e in tranquillità possono percorrere quella antica via, la ciclovia 77 della Val di Chienti, per essere un momento di divertimento, di attrazione. Pensate quanti possono essere gli stranieri che vogliono visitare questi posti, bellissimi da vedere, bellissimi da visitare, attraversati con la calma e con la lentezza per rendere questa ciclovia qualcosa di realizzabile. E questo è il gruppo degli amici dell'Unione Ciclistica Foligno, esordienti, allievi, insieme a tanti altri pedalatori che stanno per raggiungere Colfiorito e poi Serravalle, dove ci sarà un altro importante appuntamento.